generazione di giovani a fare terze dosi e quarte dosi in cambio di briciole di libertà. Se ne parla con una leggerezza che fa venire i brividi, nessun principio di prudenza. Ministri che non saprebbero distinguere un virus da un paracarro sono già certi che tutto sarà sicuro anche per i bambini, senza nessun criterio scientifico, estendono il Green Pass ai vaccinati da 9 a 12 mesi. Neanche i pubblicitari della Pfizer sono così sudorati. Almeno loro fanno il mestiere, vorrei dire la speranza. Ma lei che mestiere fa, signor Ministro? Oltre che il Ministro della Paura, che non sa che anche da vaccinati contagiamo e allora non ha senso il Green Pass. In tutta Europa i tamponi sono praticamente gratis. Lo volete riconoscere questo? E si trovano ad ogni angolo di strada, non si assilla la gente. Perciò le ambizioni ai vaccini avvengono nel rispetto della dignità umana. I prezzi dei tamponi sono il paradiso degli speculatori sanitari, oltre ogni giustificazione economica e scientifica. È un ricatto politico da estortori ed eversori, particolarmente odioso verso i poveri. Ed è anche una forma di austerity mascherata che dà al governo l'immenso potere di sacrificare interi settori economici. Qualcuno ai gagnanti, con banche compiacenti, comprerà le aziende fallite a prezzo fine. C'è un problema democrazia. Sentiamo una marea di personalità che scomunicano con furore ogni forma di dissenso. Quel che proponiamo è un ritorno alla scienza, alla razionalità, al buon senso. Basta con questo maccartismo fuori tempo. L'Italia ha meno dell'1% della popolazione mondiale, ma crede fortemente che anche per il rimanente 99% dell'umanità la questione Covid sia affrontata negli stessi modi, con le stesse virus SARS a dominare gli schermi. Vediamo una notizia, fuori dalla folla Italia esiste un mondo intero furioni free, un mondo che ha sì cambiato come giusto la propria profilassi, ma fa meno danni e fa stare meglio la gente e che non si sogna di manomettere le libertà con un Green Pass che può prestarsi a ogni abuso. Ogni tanto, questa è una riflessione finale, l'Italia vuole sperimentare l'originalità di nuove misure autoritarie. Con il plauso di un sistema di media che ormai vuole i colonnetti, impedendo al popolo di conoscere libertà godute da altri paesi. Finisce per sperimentare le solite vecchie catastrofi. Non andrà tutto bene. Noi non daremo il rifatto al governo della catastrofe. Ora più che mai occorre che costruiamo l'alternativa alla catastrofe. Chi è che dà di matto sul Covid? Mario Draghi o Zoran Milanovic? Milanovic, chi sarà qui? Questo nome non appare mai nei media italiani, chiusi nella loro bolla provinciale. Figuriamoci se lo pronunciano i parlamentari, i governanti, i prigionieri di questa bolla e pronti a imprigionarvi a loro volta tutti gli italiani. Milanovic è semplicemente il presidente della Croazia, un paese membro dell'Unione Europea, della NATO, del Consiglio d'Europa. È un esponente storico del Partito Socialista Europeo, lo stesso di tanti illustri colleghi di questo Parlamento schiacciato dai decreti. Ebbene, il 10 settembre scorso il signor Milanovic ci ha spiegato in modo chiaro quanto di più antitetico si possa immaginare rispetto al Green Pass nostrano. Dice infatti il presidente croato, pur in un discorso in cui valorizza l'opportunità del vaccino, testualmente, il delirio dei media per il Covid-19 è eccessivo. Dovremmo conoscere lo scopo di tutto questo delirio. Se qualcuno mi dice che l'obiettivo è sradicare completamente il coronavirus, gli dirò che è una follia. È impossibile. Ciò che conta ora è l'adeguamento e la ripresa della vita normale. E aggiunge, è folle sostenere la cultura ossessiva della sicurezza. Sottolineo, la cultura ossessiva della sicurezza. E dice ancora, nessuno può essere assolutamente sicuro e protetto, non c'è vita senza rischio o malattie. Punta sui media e dice, quel che fanno equivale a seminare il panico. E non sono gli unici a farlo dall'inizio della pandemia. Semplicemente non esiste una sicurezza assoluta che esclude ogni possibilità di ammalarsi. Le persone sviluppano migliaia di malattie più gravi mentre da un anno e mezzo commentiamo soltanto il Covid. Da mesi sento solo pareri senza senso. E chiude così, basta tormentare la gente chiedendo ossessivamente di vaccinarsi a chi non vuole. Molti di voi, chiusi nella bolla tutta italiana della paura, la bolla esclusivamente italiana della paura, si chiederanno, ma è diventato matto questo presidente? Non è mica tanto come i nostri capi che ci dicono che dobbiamo avere sempre tanta paura, paurissima. È stato infatti Draghi, no, a dire
o muori, e muori, oppure fai morire, non ti vaccini, contagi su e lei muore, sembra una vecchia gente. E metterti la parola a questa paura primordiale della morte, senza distinzioni tra gli anziani che rischiano e i ragazzini che non rischiano nulla, ha giustificato il Green Pass più rigido del pianeta, il lascia passare più opprimente e illogico, la limitazione più vasta e senza precedenti in tutto l'Occidente, delle libertà personali, del lavoro, della scuola, dell'università, del viaggio. Non contento, Draghi e gli altri suoi profeti della paura hanno esteso sempre di più un sistema di estorsione. Quella di Milano che ci avrebbe chiamato cultura ossessiva della sicurezza. Allora ripeto la domanda, ma stavolta per tutti i paesi europei, a tutti i governi del continente, chi è il folle sul Covid? Mario Draghi o Zoran Milanovic? Beh, questo referendum europeo è stato già fatto. Nessun paese si sogna di chiedere